I 60 anni del Bell'Antonio festeggiati con amici, campioni, comici e giornalisti, un compleanno in cifra tonda del quale vi mostriamo le immagini in esclusiva, celebrato dal campione del mondo a Spagna 82 Antonio Cabrini, originario di Cremona, presso l'Osteria della Musica alla Ferrovia, vicino alla stazione centrale di Milano. Una festa organizzata dalla compagna dell'ex calciatore Marta Sannito e presentata dal giornalista di Sport Mediaset Mino Taveri, che ha fatto da cerimoniere di un momento collettivo di festa scandito dalle canzoni di un gruppo che nella nostra provincia conosciamo bene. È stato infatti un compleanno molto cremonese, nonostante la fama nazionale del parterre di ospiti. A scandire in note la serata di sabato sono stati gli Alter Ego, band composta dal frontman Alessandro Zaffanella di Quattro Case di Casalmaggiore, da Cristiano Marcotti di Cremona alla batteria, da Brian Arzani di Castellarquato al basso e da Luca Scardovelli di Mantova alla chitarra, con loro anche quattro ballerine per l'occasione. Gli Alter Ego si sono esibiti prima dei DJ che hanno poi concluso la serata, coinvolgendo anche Cabrini sul palco tra canzoni, karaoke e balli. Entrato da un corridoio in cui sono state esposte in foto le magliette indossate dallo storico terzino di Juventus e Nazionale in carriera, tra queste ovviamente anche quella della Cremonese, oltre che di Atalanta e Bologna, il Bell'Antonio ha ricevuto dal vivo gli auguri della compagna, del ministro Beatrice Lorenzin, dell'attrice Cristiana Capotondi, dei comici Andrea Michele e Giovanni Vernia, dei giornalisti Ivan Zazzaroni, Monica Gasparini e Guido Bagatta, del calciatore Giuseppe Nanu Galderisi, del sindaco di Milano Giuseppe Sale e del senatore Antonio Razzi. In video il buon compleanno è giunto invece anche da altri campioni che hanno accompagnato la carriera di Cabrini su tutti, Paolo Rossi, il Pablito Mundial, e Michel Leroy Platini. Una festa speciale, insomma, scandita da note cremonesi e casalasche, alla quale non poteva mancare il fratello Ettore Cabrini, uno dei più attivi gestori di locali sulla riviera romagnola e non solo.